Dopo partite amichevoli, due partite di Coppa Italia, siamo alla vigilia di un campionato che inizia. Insomma, questa squadra è al lavoro da più di un mese, tanti passi in avanti. Voi che siete più esperti del gruppo, siete da traino per questi giorni. Sì, abbiamo lavorato sodo fino ad oggi, è dal 31 luglio che ci alleniamo. Abbiamo fatto anche una settimana di doppie sedute tra amichevoli e la Coppa, che fortunatamente è andata anche bene. Domenica inizia il campionato, andiamo ad Agropoli, sarà difficile sicuramente. Poi siamo una squadra comunque, un buon mix tra giovani e noi esperti. Noi cerchiamo sempre di tirare avanti i ragazzini, farli crescere, perché comunque sono un punto di forza di queste categorie. E niente, andiamo domenica a affrontare questa squadra, che andiamo ad Agropoli, comunque sarà difficile, è una squadra blasonata. Io poi sono legato ad Agropoli, però andiamo a fare questa partita che è importante, sperando che portiamo a casa un risultato positivo. Giochi un po' contro la tua terra, so, tu sei cilentano, però veniamo a questa squadra, a questo gruppo, a questa società che vi sta mettendo a disposizione tutti gli elementi per poter far bene. Sì, la società sta facendo sacrifici enormi per noi, spero che noi li ricambiamo il prima possibile per tutto il campionato. Stiamo crescendo, la società sta crescendo, sta facendo sacrifici a 360 gradi, soprattutto economici, però noi dobbiamo ricambiare, se lo meritano il presidente, lo staff tecnico, il direttore, tutti quanti, e anche noi ragazzi ce lo meritiamo, perché i sacrifici comunque vanno ripagati. Eh sì, gioco nella mia terra domenica e sperando, ti ripeto, di fare un buon risultato, magari vincere e iniziare bene questo campionato.